Siamo con Massimo De Paoli, sindaco di Pavia. Sindaco, come valuta l'episodio degli adesivi contro gli antifascisti rinvenuti nella sua città? La preoccupazione c'è, perché si tratta di un episodio di intimidazione che onestamente non ci saremmo aspettati. Colpisce il fatto che siano stati affissi alla porta di varie persone. Al momento a me personalmente risultano una quindicina di destinatari, che sono davvero di vari schieramenti politici e qualcuno anche che non fa politica, ma che semplicemente ha manifestato la propria opinione in varie circostanze. Il segnale non è tranquillizzante, perché dà l'idea che si voglia spargere un clima in cui si dice: stai attento che sai dove abiti e veniamo a prenderti. Questa è una città tranquilla, una delle città più tranquille apparentemente, è così? Sì, devo dire di sì, che Pavia non ha mai avuto particolari problemi. Onestamente va riconosciuto che negli ultimi anni, anche dopo l'apertura di un circolo culturale legato a Casa Pound, le tensioni sono aumentate, per cui negli ultimi anni ci sono stati momenti di frizione, alcune manifestazioni in cui sono scattate poi delle denunce, qualche manganellata è volata, cosa che a Pavia non si vedeva da tanti tanti decenni. Quindi dire che a Pavia la situazione si è esplosiva non sarebbe corretto, però certo segnali di tensione ci sono.